Ciao ragazzi e ben ritrovati a un nuovo video del canale. Oggi altra escursione sempre in Valmasino, ma visto il tempo abbastanza incerto abbiamo scelto una camminata più sul fondovalle. Siamo partiti dalla frazione di Filorera, dobbiamo attraversare tutta la Val di Mello fino a risalire sui 1500 metri fino a raggiungere la casera Pioda. Si vede che siamo arrivati alla fine della valle, perché dopo tutta una prima parte praticamente quasi pianeggiante adesso si sale abbastanza di cattiveria su un sentiero che è tutto a gradoni, quindi anche abbastanza comodo. Non so che è brutto da dire, ma sto sudando tutto il sudabile. Gloria al cielo, in 3 ore siamo arrivati alla casera. L'ultimo pezzo è stata una bella fatica per le gambe, quindi adesso ci facciamo un po' di pausetta, tanto qua il tempo mi sa che resterà una schifezza. Abbiamo finito la pausa, la casera Pioda, adesso ritorniamo sempre per il bosco e scendiamo di nuovo alla vallata. In una 50ina di minuti di discesa abbastanza spaccaginocchia siamo ridiscesi a valle, adesso dovremo trovare un ponte per attraversare il torrente e proseguire e ritornare sull'altro lato della Val di Mello. Sì, capitemi facendo di sì. Nel frattempo penso sia salita mezza Lombardia, qua a giudicare dalla quantità di persone. Soprattutto c'è Spritz Aperol, c'è proprio scritto Spritz Aperol. Secondo me è un crimine contro l'umanità non avere lo Spritz Campari. Siamo tornati all'inizio della Val di Mello, ma anziché tornare al punto di partenza, che sarebbe stato troppo facile, d'altronde si cammina solo da 5 ore, quindi facciamo una breve deviazione e andiamo a vedere questa cascata di ferro che dovrebbe essere poco distante. Bella e soprattutto direi fresca, molto molto fresca. Memore di un passato da arrampicatrice, ora Caterina ci farà vedere come si
fa boulder senza materasso, tra l'altro, e con gli scarponcini. Tra l'altro hai già tutte le prese belle segnate dalla magnesite, per cui è un gioco da ragazzi. Esatto. Tanto dovrei partire da più basso. Esatto, e non si parte da in alto. Cosa vuol dire Bari? E poi comunque non ho voglia. Salve. Salve. Ah, ok. €3, c'è da 3,50, il cono a 3 euro, il cono a 2,50. Prego. Lo stesso cono anche per me. Quanto la ciata? Sì, cioccolato e crema. È buono? È buono, sì, sì. Fa la mia mamma. Se non è buono, devi cremare con lei. Beh, direi che ce lo siamo mangiato. Già. In 21 km abbiamo concluso anche questa bella escursione in Valmasino, camminata sicuramente semplice per tutta la prima parte, poi quando si inizia a salire sull'ultimo tratto verso la Casera, ecco, là diventa un po' impegnativo, quindi prendetela con le dovute cautele, tra virgolette. Infatti durante la salita ci è capitato di trovare molta gente che arrancava salendo chiedendoci ma quanto manca, e tipo avevamo appena iniziato a salire. Con questo è tutto, vi ricordo che in descrizione trovate tutti i link se foste interessati alla camminata, vi ricordo di fare le vostre solite belle cose social, iscrivervi al canale, cliccare mi piace, attivare la campanellina e seguirci su Instagram, e noi ci vediamo alla prossima camminata. Ciao!